Sono presentata nel tecnico universitario di clinica organica, però vivo giornalmente la realtà dell'assistenza psichiatrica in quanto moglie di uno psichiatra. Avevo aderito a questa iniziativa con l'intento soprattutto di sollevare l'attenzione sull'offerta di cura sia per quanto riguarda l'ambito ospedaliero che per quanto riguarda il territorio. Ho sempre percepito in tutti questi anni, dopo aver preso atto ciò che di buono la Giunta Vettola ha fatto al di là delle pubblicità negative, un'eccessiva politicizzazione dell'ambito sanitario. Concorsi gestiti non dalla comunità sanitaria ma dalla politica. Questo ha compromesso l'attività di tutto il gruppo che doveva essere coordinato, con conseguente disagio chiaramente per l'utenza. C'è un aspetto per il quale credo molto: mancata attuazione della legge 180, legge del 1978, che ha determinato la chiusura degli ospedali psichiatrici e ha messo in evidenza la necessità di curare un malato psichiatrico sul territorio, nella famiglia, nell'ambiente in cui vive. Applicata in campo nazionale in pochissime realtà, prima tra tutti i tedeschi e poi in qualche regione più avanzata, nella stragrande maggioranza del territorio italiano si è sortito soltanto l'effetto di chiudere manicomi. In tempi diversi a Lecce il manicomio è stato chiuso ben 15 anni dopo, perché interessi economici e politici molto radicati sul territorio ne hanno impedito l'accettazione immediata. Attualmente, anno 2010, rimane disattesa la legge in tutto ciò che riguarda creazione di strutture alternative all'ospedale psichiatrico e tutte quelle attività che dovrebbero portare al recupero e all'inserimento nella vita comune, senza far gravare soprattutto la gestione e la cura della persona sul familiare. Allora, non è un discorso di reperire risorse, proprio culturale, e quindi attivare tutti i meccanismi che io non so proporre perché non ne sono dentro, per chiarire le problematiche, mettendo intorno a un tavolo tutte le persone competenti, trasversali di diversa natura, in grado di lavorare in gruppo per arrivare poi alla proposta di soluzioni concrete. 30 anni fa mi sono trasferita da Pisa avendo preso atto di una realtà e trovando a Lecce una realtà indietro di decenni. Non esagero, dopo 30 anni non molto è cambiato. Riconosco che io non ho dato un grosso contributo, perché ero convinta che già impegnandosi nel proprio lavoro questo potesse bastare, potesse aiutare nello sviluppo, ma non è così, perché, ripeto, c'è sempre l'attività del politico che condiziona molto la crescita di questo territorio. E quindi l'invito che vorrei fare a Rivendolo, come persona ispiratrice di ciò che di buono è stato fatto, raccomandargli di controllare, di circondarsi di persone che siano ugualmente illuminate e che siano in grado di portare avanti queste tematiche. In questo discorso vengo coinvolto soprattutto dal dinamismo di mia moglie, che condivido chiaramente. Io sono un tecnico, però stasera vorrei dare a queste poche parole che dirò un taglio più politico. Mi sono trasferito anch'io da Pisa, dove siamo laureati insieme nel 78, nel settembre 79 a Lecce, attraverso la classica dinamica che la... Eravamo a ridosso dell'entrata in vigore della legge 180. All'epoca il tirocinio erano 6 mesi parzialmente retribuiti ed era un titolo ufficiale importante. Parlo con la massima autorità amministrativa dell'epoca nella psichiatria, il segretario generale del vecchio manicomio. Vorrei fare il tirocinio in psichiatria. Cioè no, a Lecce non esiste, però possiamo assumere. Io da giovane rimasi schiazzato. Oh, lei faccia una domandina, carta semplice. Ma lei, dottore, cosa consiglia? È giusto che faccia il tirocinio? Dice, sì, è sempre un titolo. Feci il mio buon tirocinio a Livorno, per agosto, mi chiama mia madre, ti hanno chiamato a me.
Per me non fu motivo di gioia, perché nel 76, da studente, avevo avuto l'opportunità di frequentare volontariamente un mese l'ex manicomio. All'epoca la psichiatria si faceva lì. Io in quel mese in cui andavo tutte le mattine di agosto, invece di andare al mare, andavo lì per una mia curiosità culturale. Chi erano questi malati che stavano segregati, che la città non poteva vedere? E a me è servito molto, perché ho capito cos'era il vecchio ospedale psichiatrico. Era un centro di potere incredibile, signori miei. Il vertice di questa piramide era il famoso segretario generale, che, attenzione, non era un medico. Tutti gli amministrativi, poi i medici. Alla base di questa piramide c'erano i pazienti. I giovani che avevano idee sinistrose erano dei carbonari, parlavano sottovoce per non farsi sentire, perché se no venivano licenziati. C'era psichiatria democratica, c'era la Gelli, però erano visti male, il potere ce l'avevano, i DC, eccetera, eccetera. Poi vi dico sempre, la psichiatria, per farla breve, io mi ritrovai nello stesso luogo, nel 79, chiamato da questa eminenza. C'ero convinto della mia ingenuità e nel mio idealismo che mi accomuna a mia moglie di poter dare un contributo a migliorare la sanità leccese e in particolare la psichiatria leccese. Signori miei, sono passati 31 anni, le mie idee sinistrose dall'epoca hanno fatto sì che fossi messo sempre nell'angolo, ghettizzato, anzi, con 16 anni di mobbing, da un primario che era molto vicino a questo potere forte. Sono andato avanti, le mie spalle sono diventate più forti. Ma ahimè, devo aggiungere che l'ultima delusione mi è venuta dagli amici della sinistra. Allora, mi hanno fatto fare 6 concorsi, dicendomi: non ti preoccupare, comporremo il puzzle. Il puzzle l'ho voluto io restassi fuori tutte e 6. Ma la cosa grave è che prima di entrare a fare il concorso per il reparto dove lavoravo da 25 anni, viene un collega e mi dice: lo sai perché il concorso? Per Tizio e Caio. E Tizio e Caio ha vinto il concorso. Lo dico che Michi Vendola sicuramente ha governato bene, però il capitolo sanità purtroppo è un bubone che tutti conosciamo. Io credo e voglio credere nell'attuale assessore Fiore, o chi sarà per lui, con l'augurio di cuore di rivincere, perché sono convinto che altri 5 anni sono indispensabili per dare un taglio nuovo. Finisco dicendo che quel vecchio potere che c'era nell'ospedale psichiatrico di una volta è stato parzialmente distribuito. Un primario, un direttore di un reparto, di un CSM, di qualsiasi struttura, ha un potere. Non deve averlo, certo che deve averlo, ma deve usarlo a favore dell'utenza, a favore di tutti, non per scopi personali. E qui casca l'asino. Di questi 6 primari non si vedono, non si sentono, non è cambiato nulla tra prima che diventassero primari e dopo. Qualcosa è stato fatto della 180, però una cosa banale, i servizi territoriali non sono aperti 12 ore in tutta la provincia. E chi lo porta un paziente psichiatrico in pronto soccorso perché non vuole andare, perché non ha coscienza di vuoto? Esistono quindi reparti scollegati, gente demotivata e ancora purtroppo gente di potere. Poi faccio un'ultima battuta, polemica volutamente. Gli attuali incarichi di direttore, come si chiama, cioè il vecchio primario, durano dai 5 ai 7 anni, dopodiché ogni figura dovrebbe essere sottoposta a una verifica del fatto. E chi le fa mai queste verifiche? Mi fermo qui, questa è la mia visione tra il politico e il tecnico, vista da uno che amava, ama la psichiatria, tuttora ci credo, spero di poter dare ancora qualcosa. Con il rammarico di aver speso una vita senza poter andare sino in fondo. Grazie. No, quello dell'avvocato, mette l'idea anche con questo lavoro fatto in modo amministrativo, si diceva, non per passione. Per l'ispirazione del presidente. Deve scendere a valle. Qualche proposta di uno staff etico, giuridico che valuti politicizzato. Si è previsto dalla legge? È previsto già dalla legge.